Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, oggi volevo fare un video un po' diverso dal solito. Siamo ormai ai primi dell'anno nuovo, e sento un po' in giro, come tradizione, no? Se si vede anche su YouTube, viaggiare questo argomento, i buoni propositi per il 2005. Allora, 2005, buonanotte, sono rimasta indietro i 10 anni, per il 2015. Io i buoni propositi non credo tantissimo, nel senso che secondo me è il modo migliore per poi non raggiungere un obiettivo. Per me sono un po' aria fritta, però credo nei bilanci. Io tendo a fare dei bilanci, no? Cioè a dire, vediamo veramente com'è andata, perché quando vuoi realizzare un cambiamento, avviene in quell'istante, secondo me, quando decidi di farlo. Cioè la dieta non inizia lunedì, la dieta inizia adesso. Non smetto di fumare a gennaio, smetto di fumare adesso, e chi più ne ha più ne metta. Questo, secondo me, è il vero modo di cambiare, di effettuare davvero un cambiamento. Così mi sono trovata a vari livelli della mia vita a chiedermi com'è andato questo 2014, e così volevo fare un video su com'è andato il mio prendermi cura di me nell'anno che è appena trascorso, così per vedere come me la sono cavata. Mi sono segnata dei punti sul cellulare che affronterò, così farò una volata e basta, tutto qua, di cose che insomma fanno bene e che denotano un prendermi cura della mia persona dal punto di vista fisico, soprattutto beauty, qualcosina sull'emotivo e vai. Allora, acqua, il primo punto che mi è venuto in mente: ho bevuto acqua nel 2014? Perché l'acqua sappiamo tutti che fa bene. Devo dire che la risposta è stata no. Io sono una persona che beve pochissimo, io mi dimentico di bere, anche se ho sete, non per pigrizia, bevo pochissima acqua. Devo dire che ho iniziato a bere però, quindi durante le vacanze di Natale, io dal giorno di Natale ho iniziato a bere molta più acqua, quindi sto viaggiando almeno in questi giorni sul 1,5 litri, e per me è una grandissima conquista. Devo dire che i benefici li avverto, perché mi sento ovviamente più idratata, le labbra meno screpolate, mi sento più energica, faccio molta più plin plin, quindi facendo molta più plin plin ho meno ritenzione idrica, mi sento meno gonfia. Però nel 2014, cioè prima di Natale, fino al 24 dicembre, è andata malissimo. Ma questo non era un buon proposito, quindi questo si trattasi di bilancio, e se guardo indietro non è andata per niente bene. Peso. Allora, un po' la Bridget Jones, no? Nel prossimo anno peserò, oppure ho acquistato, come è andato il bilancio, un chilo. Nell'aprile del 2014 io mi sono messa... Dieta è un parolone, non mi piacciono assolutamente i video che parlano di dieta su YouTube. Sì, possono essere motivanti da un lato, ma non sai mai chi ti guarda dall'altra parte, quale disturbi ha, qual è la sua situazione, è tutto molto soggettivo. Quindi non dirò dieta. Ho iniziato a seguire un'alimentazione molto più sana, tradotto, ho eliminato le schifezze dalla mia alimentazione, quindi il peso è andato bene, ho perso dei chili, quindi, e anche lì è stata una decisione che io ho preso da un minuto all'altro. Non era assolutamente un buon proposito che partiva insomma all'inizio del 2014, non me lo sarei mai aspettato da me stessa, ho deciso, l'ho fatto ed è andata bene. Sport. Anche qui è stata una decisione che ho preso da un minuto all'altro. A settembre una mattina mi sono svegliata e ho detto basta, voglio fare Zumba, perché avevo visto ben un anno prima una presentazione, avevo seguito un'esibizione e ero rimasta affascinata da questo sport, perché a me piace tantissimo ballare, quindi, però di contro sono molto pigra. E ho detto, forse per me l'unica opportunità di fare del movimento e divertirmi contemporaneamente è fare Zumba. E così a settembre ho trovato la palestra che faceva per me, mi sono iscritta e costantemente da settembre, cosa del tutto nuova per me, perché ho utilizzato una parola costantemente che nella mia vita quasi non esiste, però costantemente sto andando, mi piace, mi diverto, mi dà anche dei risultati, perché io non volevo fare Zumba per avere dei risultati, non volevo fare sport per avere dei risultati, volevo fare sport perché era giunta l'ora di iniziare a fare un po' di movimento, visto che erano da anni e anni e anni che non ne facevo. Quindi, acqua, peso, sport.
Sonno, quarto punto. Ho dormito? Ho dormito a sufficienza? Ho dormito con regolarità? Sappiamo tutte che è molto importante, no? Anche per la pelle, le occhiaie, le borse, anche se genetiche, però insomma, se conduciamo una vita con un buon sonno, siamo anche più energiche, siamo anche più solari, più contente, eccetera, eccetera. È stato altalenante il mio 2014, ci sono stati dei momenti in cui ero maggiormente tesa e quindi facevo fatica a addormentarmi quando ho dei pensieri, quando ho qualcosa di non risolto. Io tendo a fare molta fatica nell'addormentarmi, quindi mi addormento anche alle 2, alle 3, alle 4 di mattina, pur dovendomi svegliare alle 7 e mezza, 8, 9 il giorno successivo, e lì è terribile la situazione. Se già con 8 ore di sonno sono una zomboide, figuriamoci con 3-4 ore di sonno. Però la tendenza generale del mio 2014 è stata molto energica. Quindi, mentre fino a prima le 7-8 ore mi bastavano appena, devo dire che ho trovato una bella energia. Con 7-8 ore di sonno sono comunque bella energica e sono riuscita comunque a mantenere una regolarità abbastanza costante. E quindi il sonno è andato bene. Poi basta andare in ferie che subito mi sregolarizzo perché non avendo la sveglia il giorno dopo vado a dormire tardi, mi sveglio tardi, cioè sono peggio che una dodicenne, però si vede la mia veneranda età. Comunque la situazione è questa e quindi è così. Cos'altro fa bene? Cos'altro ci fa bene? Sicuramente ridere, sorridere, vedere la vita in modo positivo, emozionarsi, vivere quindi delle emozioni. Vedere la vita a colori, quindi trovare le cose positive in qualsiasi cosa ci sta accadendo, perché di fatto c'è sempre un qualcosa di positivo, io ne sono convinta. E anche qui il livello è stato buono, il livello è stato molto buono, mi sono approcciata alla vita in modo positivo. In modo intraprendente, sì, ho avuto tanti down, ma ho avuto tanti alti, quindi ci sono state delle montagne russe che mi sono piaciute, anche perché poi dopo il down l'alto è una figata, perché più vai giù e poi più vai su, secondo me, questa è la mia visione della vita. Poi passiamo all'ambito beauty, struccaggio, com'è andata? Ti sei struccata tutte le sere? O sei andata a dormire spesso e volentieri senza posarti nemmeno con la salvietta struccante sul viso? Invece no, mi sono struccata tutte le sere. Devo dire che ormai sono ben 5 anni che io tutte le sante sere mi strucco, anche se ho un velo di cipria del mascara, questo gesto lo faccio. Ormai fa parte di me, prima di 5 anni fa assolutamente non lo facevo, non faceva parte del mio essere. Invece lo sto facendo costantemente con i prodotti che vi ho già mostrato in altri video, quindi non sono qua oggi per farvi vedere dei prodotti, ma semplicemente per fare due chiacchiere. Idratazione. Allora, mi sono idratata, ho segnato occhi, viso e corpo. Occhi assolutamente no. Il contorno occhi è un prodotto che anche se io compro non riesco a utilizzare, cioè per me è un prodotto inutile. Io ho quello di Viviverde Coop che ho comprato, metterlo o non metterlo, per me è la stessa cosa. Sarà che non ho ancora il contorno, se continuo così probabilmente mi verrà, non ho ancora il contorno occhi secco, quindi non ha grinzette, non richiede idratazione, me ne dimentico, per me è un passaggio in più. Se compro quel prodotto, lo utilizzo 2 giorni e poi rimane là, non ce la faccio. È un prodotto che proprio non riesco a utilizzare, attualmente non ne vedo l'utilità. Per me è un passaggio in più, è una palla immonda, quindi il contorno occhi no. Il viso invece sì, l'ho idratato tutti i giorni. Io non uso crema giorno, crema notte, uso la stessa crema per il giorno e per la notte, però comunque la metto 2 volte, quindi 10 più. Corpo, vabbè, su questo non ho nessun tipo di problema, perlomeno nel 2014, perché da dicembre non mi sto idratando tantissimo, sono un po' pigra da questo punto di vista qua. Però tutto il 2014 chili e proprio chili, tonnellate di crema e corpo quotidianamente a profusione, quindi l'idratazione per quanto riguarda il corpo e il viso non è stato un problema. Anzi, per quanto riguarda il corpo, per me è un piacere, quindi non è un dovere, quindi lo faccio più che volentieri. Poi siamo in chiusura, maschere, viso e capelli. Allora, maschere viso pochissime nel 2014. Ma veramente, veramente, veramente poche, specialmente da quando ho smesso di fumare, dalla primavera e comunque dal periodo dell'alimentazione sana, fino
poi smettendo di fumare, ho visto sempre meno impurità, quindi maschere viso veramente pochissime. Maschere e capelli d'estate, quando vedo che il capello andando al mare o comunque col sole vedo le lunghezze soffrire di più, allora lì sì, per quanto riguarda l'inverno, devo dire che se faccio due maschere nell'arco dell'inverno sono brava, quindi là sono pigrissima, mentre d'estate impacchi con l'olio di cocco, sarà che non disturbo avere i capelli bagnati comunque con questo impacco oleoso anche per un'ora, due ore, mentre in inverno non mi piace tanto la situazione, quindi non le faccio. Poi mi viene in mente adesso, lo aggiungo così in chiusura, unghie. Allora, io arrivavo da anni, ragazzi, dico anni, di unghie soffocate dallo smalto. Io, per chi mi conosce, che segue qualche video, sa che io adoro lo smalto e quindi veramente negli ultimi anni non c'era stata neanche una giornata di riposo in mie unghie, fino a quando giustamente nel 2014 le mie unghie si sono ribellate. Ho tentato inizialmente con dei rinforzanti, però non c'è stato poco da fare, quindi ho passato ben tre settimane senza smalto, senza base, quindi lasciando respirare le unghie. Questo è stato un altro evento, proprio un'altra new entry, un'altra novità nella mia vita del 2014 dal punto di vista beauty. Stiamo parlando di cose futili chiaramente in questo video, e devo dire che le mie unghie mi hanno ringraziato parecchio, quindi adesso ho ricominciato a rimettermi lo smalto. Però ecco, qua ci butto un propositino, ma che sto facendo realmente in questi giorni: le lascio respirare, metto lo smalto, poi lo tolgo, lascio respirare 2-3 giorni, poi rimetto lo smalto, e quindi ho cambiato l'approccio con le mie unghie, perché ho capito che queste borracce devono veramente respirare. Basta, tutto qua. Quindi il mio bilancio sul 2014 beauty chiaramente è stato fatto. Se avete voglia anche voi di, se fate dei video, se avete voglia di riproporlo o di dirmi com'è andata qui sotto nei commenti, così per fare un confronto tra di noi, a me fa solo che piacere. Spero così di avervi fatto compagnia, insomma, per una decina, poco più di minuti. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!